Lormar, parliamo di sensualità e bellezza. Passiamo dalla bellezza femminile di Manuel Arcuri alla bellezza maschile di Marcelo Fuentes, vero? Adesso mi metto un po' in soggezione, però devo... Sì, quella dell'Arcuri sicuramente è una bellissima donna, e senza dubbio è la più bella, secondo me, delle attrici italiane. Io invece un po' meno, dai, lasciamo stare. Allora Marcelo, sei un modello, però il grande pubblico ti conosce perché ti vede a uomini e donne. Però, allora, lasciamo da parte il programma, lasciamo da parte uomini e donne, parliamo di Marcelo come uomo. Che tipo di uomo è Marcelo? Allora, Marcelo è cresciuto da solo, si è fatto da solo nella sua vita, ha un grande carattere, grande personalità, buono, d'animo. Non mi fate arrabbiare perché dopo, ecco, dopo viene fuori quella parte del mio carattere che è un po' pericolosa. Ti arrabbi spesso? Mi arrabbio quando c'è da arrabbiarsi. Cos'è che ti fa più arrabbiare? La cosa che mi fa più arrabbiare sono le ingiustizie che ci sono nella vita in generale. Mi fa arrabbiare le persone che non rispettano il non rispetto verso gli altri, tantissimo. Quindi pretendo rispetto io, come io rispetto tutti quanti. Mi fa arrabbiare un po' tutto quello che c'entra con l'ingiustizia della vita in generale, poi anche le piccolezze, qualche volta mi arrabbio anche per una stupidaggine, devo dire la verità, però. Senti Marcelo, visto che però stasera parliamo di sensualità. Che cos'è per te la sensualità? Questa. Ma infatti questo sguardo qua, la Magnum, è tua o la fai? No, Moreno, guarda, ti devo dire la verità. Sono nato così come... Hai visto mai il film, Zoolander? Come no, Zoolander, il grande Derek. Il grande Derek. Ben Stiller, ricordiamo. La sensualità, secondo me, ce l'ha innata. Cioè, non è che uno può andare a scuola e imparare ad essere sensuali. Penso che ce l'hai. Nell'uomo si vede in tutto, come parla, come guarda, i suoi movimenti. Ma se l'aspetta, dimmi. Però... Per far capire al pubblico femminile, che voglio dire, sta lì e giustamente vuole capire, come la conquisti tu una donna? Lo so, la prendi per la gola, cucinando, come, in che modo? Io quando conquisto sono molto sfuggente, e vado un po' all'attacco, faccio capire e poi scappo subito, sfuggo, misterioso... Mistero per me. Senti, ma hai mai cucinato per una donna? Certo, certamente che ho cucinato, anzi, vivendo da solo da tanti anni cucino spesso, quindi per me l'ho fatto anche per una donna, per quale motivo non farlo? E invece una donna dall'altra parte cosa deve avere per conquistarti, per entrare e colpire dritta al cuore di Marcelo? Guarda, mi hai fatto una domanda veramente molto pericolosa, perché il mio cuore adesso è molto... c'è come una gabbia, lo so. Capito? La donna, però in generale. La donna mi deve essere una donna semplice, sicuramente l'aspetto fisico è quello che mi colpisce all'inizio, poi però ci sono altre caratteristiche, altre cose della donna che mi devono piacere, deve essere una persona semplice, simpatica, deve essere una donna che... devo capire, devo vedere i suoi spostamenti, non... Devo vedere anche come si comporta con gli altri, non con me, solo con me, perché sai, una donna può comportarsi in una certa maniera nei tuoi confronti e poi con il resto della gente si comporta diversamente. Quindi vedo un po' tutto, a 360 gradi vedo il comportamento di una donna e per colpire me ci vuole, ti devo dire la verità, Moreno, ti devo dire la verità, per colpire me ci vuole tanto, cioè io sono una persona molto, ma molto difficile. Ahia, ragazzi, qua allora c'è da stare attenti, ma cos'è più importante per Marcelo nella vita? L'amore o l'amicizia? Ma sono due cose che sono importantissime per una persona. L'amicizia, diciamo che non è facile da trovare, quando la trovi bisogna tenerla stretta, però è, secondo me l'amore è quello che fa girare il mondo, fa andare il mondo a mille, quindi l'amore per me è tutto. Ma l'amore non è solo l'amore di una relazione di coppia, ma anche l'amore della famiglia, di un fratello, di tua mamma. Per me il primo posto sicuramente è la famiglia, è quello che mi fa andare avanti quindi nella come mia vita. Come valore famiglia, poi amore generale. Quindi. Sì, amore generale. L'amore è quello che piace a tutti. Tutti andiamo in cerca dell'amore. Allora, anche Marcelo, tu però. Assolutamente sì, però io adesso sono io che faccio le domande. Quindi, allora, abbandoniamo per un attimo l'amore, la sensualità e parliamo invece di attualità. Sì. Si è appena conclusa la 59esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Sì, seguito?
Ti devo dire la verità, no. Ma come? No, anche Maria De Filippi è andata. No, lo so, questo lo so e sono molto contento per lei. Era molto emozionata da quello che ho sentito. Non ho visto lei, non ho visto il festival perché lavoro di notte. Ecco, ma che fa Marcello? Quando non lo vediamo a Uomini e Donne, com'è la vita di Marcello? Dove va? Dove va? Allora, io prima di tutto sono un indossatore, poi collaboro con un locale, quindi faccio il vocalist DJ e collaboro con un locale da tantissimi anni. E quindi di sera spesso sono nei locali anche a fare delle serate. Quindi sei un uomo della notte, quindi una donna che dovrà stare al tuo fianco, dovrà accettare anche il tuo lavoro notturno, quindi tante ragazze, tante belle donne che ti ronzano attorno. Per quello ti dicevo che è molto dura, perché è per me è un lavoro, ti dico la verità, è un lavoro. Non vado lì per cercare una donna oppure per rimorchiare, no? Tra virgolette. Non penso che sia che mi serva, cioè o lo fai in un locale, o lo faccio in un bar, ovunque, quindi io lo faccio esclusivamente perché mi porta un guadagno, un utile alla fine. Marcello, in questa intervista da 1 a 10, quanto sei stato sincero? 11. Ragazzi, allora noi di Vippando vi abbiamo fatto conoscere qualcosa in più su Marcello Fuentes, che adesso vi saluta e ci lascia con una magnum alla Derek Zoolander. Voglio salutare tutti i telespettatori di Vippando. Vippando, non parlo.